Allora, questo intervento raccoglie una serie di argomenti che sono molto diversi tra di loro. Tuttavia, possiamo dire che questi sono uniti da un filo conduttore comune, che è quello che riguarda fondamentalmente le implicazioni del settore laboratoristico che hanno praticamente sviluppato in seguito all'evoluzione della normativa inerente agli ambienti di transizione. Scusate. Innanzitutto dobbiamo dire che le normative riguardanti la gestione e la conservazione degli ambienti marini hanno tra gli obiettivi comuni quello di definire lo stato di qualità ambientale secondo criteri quantitativi che sono basati fondamentalmente sui piani di monitoraggio. I piani di monitoraggio, il monitoraggio in generale per gli ambienti marini di transizione riguarda, come è noto, diverse matrici, nello specifico l'acqua, il sedimento e il biota. In queste matrici vengono campionati una serie di parametri indicativi, di elementi di qualità descrittori, di tipo biologico, di tipo chimico-fisico, compresi anche i contaminanti. I più importanti decreti, praticamente su cui poi vengono definiti i piani di monitoraggio, che sono il 152 del 2006 e la strategia marina, mettono poi anche in luce un aspetto importante, quello che il laboratorio che segue l'analisi deve fare in modo che i risultati che ottiene siano in qualche modo precisi, attendibili e consiste nell'osservare il campione a microscopio e successivamente i risultati sono restituiti sotto forma di liste floristiche di specie a cui sono associate delle densità cellulari e un limite, diciamo, il limite di confidenza inferiore e superiore. La norma tuttavia fornisce soltanto delle indicazioni generali su come l'operatore deve applicare il metodo, per questo negli ultimi anni si sono messe a punto tutta una serie di linee guida per definire alcuni aspetti diciamo, criptici della norma, oppure i laboratori accreditati hanno messo in evidenza, hanno diciamo, dettagliato alcune procedure, con le cosiddette procedure di dettaglio. Nel corso degli anni chiaramente questo ha portato molto spesso a utilizzare metodologie leggermente diverse che ha portato all'utilizzo di risultati non confrontabili. Un altro punto di debolezza di questo metodo è poi il tempo dell'operatore che in genere impiega per leggere un campione che normalmente è abbastanza lungo, varia fra 2 e le 7 ore. Per questo ARPA Puglia ha messo a punto questo strumento che si chiama Phytonumbers, che è un software toolkit il cui uso consentirà di ridurre i tempi di analisi nella fase di calcolo e presentazione dei risultati e di ridurre poi l'eterogeneità nel processo di produzione del dato analitico attraverso l'utilizzo di procedure di calcolo standardizzate per la stima delle densità cellulari. Il toolkit è costituito in realtà da semplici fogli Excel praticamente interconnessi tra di loro attraverso delle macro che sono state sviluppate con il software Visual Basic Application. Il primo foglio di calcolo è il cosiddetto Raw Datasheet, che non è altro che un foglio di dati grezzi e che è il foglio che l'operatore usa per inserire i dati nel momento in cui legge il campione e questi dati vengono poi trasferiti in automatico sul foglio di calcolo vero e proprio, che è costituito da due fasi, una fase di input e una fase di output. Il terzo foglio è invece un foglio che riporta semplicemente le informazioni sulla taratura delle camere di sedimentazione. Questo è il raw datasheet, che è costituito praticamente da una parte dove si mettono tutte le informazioni del campione e da un'altra parte dove si mettono invece tutte le informazioni relative alla strategia di conteggio utilizzata, al taxon che è stato rilevato, osservato e dal numero di oggetti algali che sono stati contati. Chiaramente questo vantaggio e questo software, diciamo in questo foglio praticamente le liste di specie vengono richiamate da un menu a tendina e questo impedisce che l'operatore faccio errore di typing. Possono comunque essere inserite nuove specie qualora ce ne fosse la necessità. Il foglio esegue il conteggio automatico del numero di cellule per taxon, il conteggio automatico delle cellule per strategia di conteggio e poi chiaramente il numero totale di cellule contate. Il foglio viene salvato con il codice del campione e può essere stampato o conservato per gli archivi elettronici o cartacei. Questa è una cosa importante per chi ha, per esempio, il metodo accreditato. Il foglio, il raw datasheet, quindi i dati grezzi, vengono importati.
riportati direttamente nel foglio di calcolo vero e proprio, che è costituito da due parti, la parte di input e una parte di output. Per quanto riguarda la parte di input, praticamente si mettono le informazioni relative al livello di significatività richiesto per l'analisi, le informazioni sulle caratteristiche del microscopio, della camera di sedimentazione utilizzata, che richiama il foglio di taratura delle camere di sedimentazione, quindi ogni camera viene tarata e archiviata in questo foglio. Si inseriscono tutti i dati del conteggio, successivamente si importa il foglio dei dati grezzi e i risultati finali vengono visti nella parte di output. La parte di output ci dà una serie di tabelle per ciascuna strategia di conteggio utilizzata, con degli alert se le specie sono state lette al di sotto del limite di quantificazione del metodo. Ci crea l'elenco floristico unico che può essere stampato e utilizzato, ma la cosa più importante è che questi dati, con questo foglio noi possiamo importare direttamente in template già predefiniti, come quello della strategia marina. Quindi noi importiamo tematicamente i dati sul format che il Ministero ha proposto per la spedizione dei dati di fitoplancton. Pertanto questo strumento rappresenta un'innovazione tecnologica utile per gli operatori del settore, che migliora la confrontabilità dei risultati e riduce l'eterogeneità, e inoltre riduce anche il tempo dell'operatore nella fase di calcolo ed esportazione dei dati. Il toolkit e le sue applicazioni sono stati presi in considerazione per la pubblicazione su una rivista, Ecological Informatics, e sarà disponibile sul sito dell'ARPA Puglia dalla fine di maggio, penso del 2018. L'ultima parte di cui ne parlo io è quella invece di evidenziare le criticità che sono emerse dall'applicazione di nuove normative. Questa parte è stata diciamo, curata dall'ARPA Emilia-Romagna. Come è noto, il decreto 172 del 2015 è quello che modifica quello che era il 260 del 2010 per quanto riguarda l'elenco delle sostanze prioritarie che devono essere utilizzate per la definizione dello stato chimico degli ambienti marini e di transizione. Le modifiche fondamentali sono state eseguite nella cosiddetta tabella 1A, 2A e 3A, che è in particolare la tabella 1A, che prima era specifica delle acque, adesso è inclusa nel biota, per cui per il biota sono state evidenziate l'importanza dell'analisi di una serie di sostanze che prima non erano proprio prese in considerazione. Le criticità che sono emerse subito sono innanzitutto le diverse scadenze sull'applicabilità dei limiti. Per alcune, infatti, per alcune sostanze le scadenze erano al dicembre 2015, per altre invece sono state posticipate a dicembre del 2018. Mancano ancora gli standard di qualità ambientale medio annua per alcune sostanze in alcune matrici, per cui questa evidenzia una ridotta applicabilità per la determinazione dello stato chimico. E poi nella parte più critica sicuramente riguardano la definizione degli SQA del biota, la norma dice che dovrebbero essere scelti prioritariamente i pesci, tuttavia propone anche la possibilità di utilizzare taxon alternativi. L'ARPA Emilia Romagna segue per la definizione dello stato chimico degli ambienti marini e di transizione, ha messo a punto un piano di monitoraggio per l'esecuzione delle analisi chimiche sia su acqua sia su sedimento su bioda. Tuttavia la scelta degli analiti da ricercare è fortemente condizionata dalle capacità del laboratorio di eseguire in maniera corretta l'analisi, nel senso di poter utilizzare i dati derivati dall'analisi per la definizione poi dello stato chimico vero e proprio. Infatti uno dei problemi maggiori che hanno dovuto affrontare è quello poi di verificare la cosiddetta adeguatezza dei LOC rispetto agli standard di qualità ambientale previsti dalla nuova normativa. Come è noto, il criterio che tutti i laboratori applicano è che i LOC devono essere un terzo dello standard di qualità ambientale e questo molto spesso è difficile da raggiungere. Infatti nell'articolo 78 del SEPTIES del comma 1 ci dice che se praticamente il limite di quantificazione è superiore allo standard di qualità ambientale, il risultato della sostanza oggetto di misurazione non dovrebbe essere considerata per la valutazione dello stato chimico. Tenendo conto
noto di questo particolare aspetto. Un'altra cosa che emerge praticamente dal decreto 172 è che per molte sostanze i limiti degli standard di qualità ambientale sono addirittura diminuiti. Questo ha messo in serie difficoltà i laboratori che molto spesso non riescono a raggiungere i LOC richiesti. Infatti, se prendiamo in considerazione questa tabella e andiamo a confrontare gli standard di qualità ambientale mediano e i LOC, si può vedere come i LOC siano a volte molto superiori al terzo richiesto e pertanto la metodologia utilizzata è inadeguata e questo, diciamo, praticamente determinare questi analiti con i metodi che ci portano a questi LOC non sono sicuramente adeguati per la determinazione dello stato chimico. Un altro aspetto critico riguarda fondamentalmente le strategie generali per il monitoraggio del biota. Queste strategie generali hanno riguardato il campionamento e anche il tipo di organismi, anche in questo caso gli standard di qualità ambientale che sono stati poi definiti. Innanzitutto, per quanto riguarda il campionamento, appaiono attività di non facile esecuzione il fatto di dover progettare durante il piano di campionamento un sistema tale da ridurre l'eterogeneità degli organismi che si vanno a campionare. E questa, diciamo, è una cosa un po' difficile da applicare, soprattutto per tener conto delle differenze di età, di sesso, di taglia, di maturità sessuale o periodo riproduttivo, mentre potrebbero essere più facilmente prese in considerazione aspetti tipo la facilità con cui una specie può essere campionata, se l'attività è riproducibile nel tempo e soprattutto se è possibile, se consente, di eseguire il confronto fra diverse tipologie di corpi idrici. Per quanto riguarda la tipologia di organismi, abbiamo già più volte detto che il nuovo decreto propone di considerare fondamentalmente i pesci, tuttavia lo stesso decreto ci dice che si può monitorare anche un altro taxon, purché lo standard di qualità ambientale applicato garantisca un livello equivalente di protezione. Per alcuni parametri, addirittura, gli standard di qualità ambientale non sono definiti non in relazione ai pesci, ma ai crostacei e molluschi, come nel caso del Florentino e dell'Ipa, dove i pesci non sembrano opportuni. Poi, un altro aspetto critico riguarda che questi standard di qualità ambientale sono espressi in termini di microgrammi per peso complessivo dell'organismo, considerando come peso il peso umido. E molto spesso si sa che per alcune sostanze, come per esempio il mercurio, se consideriamo il peso complessivo, chiaramente ci può essere una sottostima poi della concentrazione reale di questo elemento nell'organismo, che come è noto si lega soprattutto tutte le proteine del muscolo, mentre per altre sostanze ci può essere praticamente una sovrastima. Per questo le linee guida dell'ISPRA, che sono state messe a punto proprio specificatamente per il monitoraggio del biota, hanno cercato in un certo senso di correggere questo aspetto andando a esprimere il risultato in termini di posto, fondamentalmente dove si va a concentrare questo organismo, come per esempio come microgrammi di chilogrammi nei lipidi, oppure espressi in termini di peso secco. Questo in un certo senso ha anche aiutato un po' i laboratori anche per raggiungere gli standard di qualità ambientale richiesti. Sempre per l'Emilia-Romagna, un'altra criticità emersa è che per questi composti, di feniletteri bromurati, mercurio e composti con diossina e composti di diossina simili, anche utilizzando tutte le correzioni consigliate dalle linee guida, comunque il laboratorio non riesce a raggiungere gli standard di qualità ambientale richiesti. Per questo, le criticità emerse da parte dei laboratori per l'applicazione di questa normativa riguardano fondamentalmente una mancanza di linee guida chiare per l'applicazione indiscutibile delle novità introdotte e soprattutto i limiti strumentali o metodologici per il raggiungimento dei LOC richiesti. Ora invece presentiamo i colleghi dell'ARPA Toscana che ci illustrano brevemente come hanno eseguito la determinazione del mercurio nell'acqua di mare, nel biota e del tributil stagno, per vedere poi quali sono state le tecniche applicate proprio per aumentare le prestazioni dei laboratori sui metodi utilizzati.